Salve e benvenuti sul mio canale. Oggi video collaborazione con Pandal Selected e vi voglio fare questo tipo di portafoglio a molla, portamonete a molla. Questo l'ho fatto e ho fatto anche questo portocchiali, vedete? Qui ho usato la pelle che ho preso da Pandal, però in questo video invece voglio fare questo portamonete qua con la stoffa. Questa è stoffa un po' grossa da divani, però vi metto il link della pelle, che è il link, scusate, il codice, che è questo. Vi serve la molla e il codice è questo. Io ho già tagliato i pezzi, vedete, questa è la fodera. Io mi sono fatta uno schemino e ora vi do le misure. Questo è 10 centimetri per 9,5. Poi io mi sono fatta a un centimetro dove devo fare la cucitura e ho tagliato questi due pezzi per poi fare questo. E questo è 2 per 2 centimetri. Poi mi sono fatta lo schema della linguetta, che è questa, sempre tagliare due volte, è 8,5 per 5,5. Come vedete, io ho già fatto tutti i miei pezzi. Poi abbiamo bisogno di mollette per tenere unita la stoffa. Ah, vi serve anche il suo chiodino per la molla, che poi va inserito qui e va chiuso. Poi un paio di forbici e niente, si inizia. Ora andiamo con la macchina da cucire. Ok, vi faccio vedere come assemblare i pezzi. Per prima cosa cuciamo il pezzo grande. Per prima cosa cuciamo le due linguette. Dobbiamo fare una sorta di piega, tipo mezzo centimetro. Ora lo fisso. È fisso. Che poi andremo a cucire in modo da avere una cosa pulita, un bordo pulito, che questo sarebbe poi questo. Io qui gli ho dato la colla perché si poteva dare, ma nella stoffa non la do. Vediamo se è la stessa misura. Sì. Ora andiamo a cucire questa parte che abbiamo. In questo modo tagliamo il filo, facciamo così anche dall'altra parte. Andiamo a misurare. Ora andiamo a trovarci la metà
e facciamo un piccolo taglietto. Tutte e due le parti, questo ci serve per avere un riferimento di dove posizionare il pezzo e che vengono tutti uguali. Questo facciamo la stessa cosa dalla parte dritta, facciamo la stessa cosa e pieghiamo a metà e segno, pieghiamo a metà e segno. Bene, ora andiamo a prendere questi due pezzi, li pieghiamo a metà e deve combaciare il segno che abbiamo fatto, ok? Giriamo, combaciamo il segno questa metà e blocchiamo. Come ho detto, questo segno serve per posizionare tutti i pezzi uguale. Facciamo così anche con l'altro. Ora dobbiamo andare a cucire qua. Andiamo sotto, tolgo. Io per farlo uguale mi tengo il riferimento, cioè con il piedino che è qua fuori, io tengo la distanza uguale in questo modo. Ok, facciamo così anche dall'altra parte. Tagliamo i fili, vedete? Ora prendiamo le due parti grandi, cerchiamo di posizionarle uguali qua, vedete? Andiamo a bloccare il tutto, così, prima questa, scusate, prima la parte in basso, quindi mettiamo a pari e andiamo a cucire dove ci siamo fatti il segno. Tagliamo i fili. Ora dobbiamo cucire questa parte qui. Io mi faccio sempre dal fondo perché quando arrivo qui, essendoci questi due linguette qua, magari il filo mi devia un po', quindi cerchiamo di tenerlo ben dritto e ben teso. Iniziamo, faccio un puntino, vedete, qui vado su, tolgo questo perché mi dà fastidio, cerco di stare, vado piano per andare dritto e per far sì che l'ago non si sposti in questa maniera, vedete? Perché essendoci il piedino, questo è molto alto e può succedere. È per quello che io inizio sempre dal basso, anche di qua. Ora andiamo a cucire questo pezzo qua. Qui ora, volendo, possiamo anche rifilare un po'.
A me è servito per cucire, come ho detto, bene questa cucitura dritta qua. Ora andiamo a cucire l'angolino in fondo. Ora andiamo a cucire la nostra fodera, mettiamo dritto contro dritto. Ora qui dobbiamo andare a cucire il pezzo, i due pezzi qua, e questo qui, se prima l'abbiamo cucito tutto, adesso dobbiamo lasciare un pezzettino per poi rivoltarlo. Quindi andremo a cucire soltanto un centimetro di qua e un centimetro di là. Sotto. Allora, io vi dico una cosa, io in certi lascio anche tutta la stoffa e poi dopo vado a fare la stessa cucitura, solo avendo il pezzo dritto e lo taglio dopo. Vedete come vi trovate più comodi voi. Ora mettiamo al dritto questo pezzo. In questo modo tiriamo fuori tutto. Ok. Prendiamo la fodera, infiliamo dentro il nostro portamonete in questo modo, in questa maniera, e andiamo a dare una cucitura tutta intorno. Cercando di stare sopra all'altra cucitura. In questo modo. Così. Ok, tagliamo i fili e ora dal buco rivoltiamo la fodera. Ora andiamo a cucire il pezzo che abbiamo lasciato aperto. Se volete potete cucirlo anche a mano, io lo cucio a macchina e lo fermo. Mettiamo dentro la fodera, in questo modo. Vedete? Ora, cucire abbiamo finito, prendiamo la nostra molla. La inseriamo nelle nostre linguette che abbiamo fatto in questo modo e dobbiamo farle uscire dalla parte opposta. Ora prendiamo i fili che qua danno fastidio, andiamo a prendere il nostro chiudino. Chiudiamo questa fessura qua, per chiuderla dobbiamo, vedete, mettiamo dentro, vedete, guardate qua, inseriamo il nostro chiodino,
deve prendere tutte e due le parti, deve andare giù perfettamente. Poi con una pinza andiamo a chiudere in questo modo per bloccarlo. Ok, vedete? Il nostro portafoglio a molla è fatto. Vedete? Il nostro portafoglino molle è finito. Bene, io spero di essere stata abbastanza chiara con questo video. Spero che vi sia piaciuto e mi raccomando, andate a vedere il sito della Pandal e vi ricordo che se comprate da loro nell'info box trovate il codice sconto su 40 dollari, vi danno 5 dollari. E niente, se volete rimanere informati quando farò altri video, attivate la campanellina e iscrivetevi al mio canale. Per ora è tutto, vi ringrazio e ciao al prossimo video.